Dunque, questa mozione nasce all'indomani di un fatto di cronaca che abbiamo trattato in commissione pari opportunità. Presso il cimitero Flaminio, infatti, si è evidenziato che è invalsa la prassi di apporre il nome della gestante sul luogo che segnala il luogo di sepoltura del singolo feto prodotto abortivo. E è stato segnalato che la posizione del nome della donna gestante sul luogo di sepoltura, come detto nella mozione, è avvenuta indipendentemente dalla volontà della donna. Poi è stato rilevato che sul luogo ci sono anche dei simboli religiosi e per questo è stata aperta un'istruttoria perché la magistratura sta indagando se per caso insomma, vi fossero delle illiceità. Quindi ovviamente non si entra nel merito delle questioni su cui indaga la magistratura. Però sicuramente sono dei fatti dolorosi e che segnano profondamente anche diciamo, il rispetto di alcune norme democratiche. Per chiarire meglio la questione, partiamo dal fatto che il regolamento di polizia cimiteriale di Roma Capitale fa riferimento al regolamento nazionale di polizia mortuaria, il DPR 285 del 1990. Non esiste poi un regolamento regionale. Questo regolamento nazionale prevede che per una gestazione che sia dalla ventesima alla ventottesima settimana completa, ci sia e dalla ventottesima settimana in poi per i feti dichiarati non nati morti, ci sia su richiesta, cioè no, ci sia senza la richiesta, ci sia il trasporto e la sepoltura del prodotto abortivo a cura della ASL e della, ovviamente dell'azienda competente, nel caso di Roma, di AMA. Per i prodotti abortivi precedenti la ventesima settimana, invece, la sepoltura avviene solo su richiesta dei genitori o di parenti, quindi di persone aventi titolo, altrimenti vengono considerati rifiuti speciali. Ora, nella fattispecie che appunto è salita purtroppo agli onori della cronaca, non sappiamo questo prodotto abortivo se fosse prima o dopo la ventesima settimana, quindi se ci fosse stata la richiesta della donna o meno. Il fatto è che in questo cimitero al Flaminio vengono apposte delle targhette con il nome della donna. Questo è chiaramente in contrasto con il decreto legislativo 101 del 2018. Quindi immediatamente è stato messo in iter diciamo, di valutazione una proposta di modifica del regolamento di polizia cimiteriale con una delibera di giunta che so che sta facendo il suo percorso presso i municipi. E questa delibera di giunta chiede la creazione di un registro cimiteriale a parte per le sepolture dei prodotti abortivi e che siano però collegati a un codice alfanumerico e quello dovrà essere riportato sulla targhetta che poi contraddistingue il luogo di sepoltura in modo da mantenere il rispetto della riservatezza. Ma con questa mozione andiamo ad integrare quella che è appunto la modifica del regolamento, poi vediamo, eventualmente può anche diventare una richiesta, appunto una proposta di modifica del regolamento stesso, perché si chiede l'immediata rimozione intanto di quei nomi che sono stati apposti senza il permesso della donna.
E poi si chiede naturalmente il rispetto del decreto legislativo 101 del 2018, quindi della riservatezza, quindi questa rimozione immediata dei nomi e poi anche la rimozione dei simboli religiosi. Questo perché naturalmente la rimozione laddove questo simbolo non sia stato richiesto dalla donna o di chi ha titolo. Perché? Perché quelli non sono, non è un'area consacrata. Quindi non può essere messo un simbolo religioso di default, va richiesto come simbolo chiaramente di devozione personale laddove ci sia per qualunque credo religioso la donna o chi per lei creda doverlo intestare. Ma in quel settore che non è un terreno consacrato secondo quello che è, che si può definire per una credenza religiosa, che chiaramente in questo caso non è soltanto cristiano-cattolica, non è rispettoso né per coloro che hanno questo tipo, di convinzioni, né per le persone che, magari hanno sì chiesto la sepoltura, ma non hanno richiesto l'apposizione di quel simbolo. Quindi un lavoro di intervento immediato per il rispetto della sensibilità e chiaramente anche del dolore delle persone che sono coinvolte, nella questione. E mi sono dilungata su questo per spiegare che la, rimozione del simbolo religioso che viene richiesta è non perché non si rispetti l'importanza di tale simbolo, ma proprio per il rispetto che si deve a questo tipo di simbologie. E quindi per evitare che una situazione esistente comporti ulteriore dolore a chi ne è stato coinvolto, chiedo appunto il voto per questa mozione. Grazie Presidente.